Ciao a tutti, per il dessert al caffè di oggi occorrono 200 g di pan di semola rimacinata di grano duro, linea sempre pronto, forte, 150 g di burro fresco, 2 uova, 120 g di cioccolato fondente, un bicchierino di brandy, un bicchiere di caffè, 125 g di zucchero e a parte altri 20 g. Sgusciare le uova e metterle in due terrine separate. Montare gli albumi a neve densissima con un pizzico di sale. Lavorare a crema il burro unendovi 125 g di zucchero. Successivamente unire i due tuorli. Adesso procedo con uno sbattitore elettrico. Adesso possiamo mescolare gli albumi, unire gli albumi mescolando con delicatezza. Questo sarà il risultato finale. Prendiamo le fette di pane e eliminiamo la crosta. Mettere il caffè in un piatto fondo. Con il brandy. E adesso zuccheriamolo. Io metto circa 2 cucchiai scarsi di zucchero. Prendiamo il pane, lo imbeviamo velocemente nel caffè. Strizziamo un po' e lo mettiamo sul fondo della coppa. Uno strato di crema. E scagliette di cioccolato fondente. Adesso ripetiamo tutto, pane, crema e cioccolato fondente. Il piatto è pronto e ricordatevi che deve restare in frigo per almeno 2 ore prima di essere servito. Ciao a tutti, alla prossima!